Buonasera cari amici di Focus, Ministero della Vita. Buonasera, bentrovati. Ben ritrovati nel mio salotto di Anna, che è ancora un salotto non torinese. Buonasera cari Sono amici di felice Focus, di Ministero della Vita. ospitarvi anche in questo mio salotto extra piemontese, ecco. Ma questa sera io sono di nuovo ulteriormente felice, come sono stata la settimana scorsa, quando abbiamo inaugurato la nuova stagione di Focus, il Ministero della Vita, e di presentare gli ospiti di questa serata. È importante questa serata perché vi presenterò quello che è il lavoro che noi di Focus abbiamo fatto durante il mese di agosto, quando abbiamo sospeso le nostre dirette, dove abbiamo preparato il nuovo palinsesto della nuova stagione, dove abbiamo previsto delle rubriche ovviamente legate a tutte le tematiche che riguardano Focus, il Ministero della Vita. E io questa sera sono veramente molto felice di presentarvi i nostri ospiti, che sono quelle persone che entreranno nelle vostre case durante la settimana per spiegarvi, per illustrarvi una disciplina che affascina tutti, chi più chi meno, l'astrologia. Ma l'astrologia che noi faremo in questa nuova rubrica, che si chiama Focus Astrolab, è un'astrologia a 360 gradi. È un'astrologia molto originale anche perché va oltre a quello che è la normale visione che noi abbiamo dell'astrologia, quindi del sapere come va l'amore, il lavoro, i soldi, la salute, ecco. Invece i nostri ospiti hanno un loro percorso molto interessante di ricerca, oltre a quella che è l'astrologia canonica, che prevede una interdisciplinarità. Allora, io direi, bando alle parole e incominciamo a presentare i nostri ospiti, che sono Rocco Pinneri, che io presento veramente con gioia. Ecco, benvenuto Rocco nel Eccoci. nostro salotto di Focus. Grazie Anna. Benvenuto anche da parte di Enrico Ballantini, che è il fondatore di Focus, che nella nostra regia ci sta seguendo. E poi benvenuta alla nostra Antonella Magretti, che anche lei, benvenuta, cara Antonella. Buonasera Anna, buonasera a tutti. E saranno loro i vostri due maestri, ecco, di questo meraviglioso laboratorio che abbiamo pensato per voi. Io sono sicura che vi piacerà. Devo dirvi che sarò anch'io lì a seguire con le loro serate, ecco. La loro storia. Chi è Rocco Pinneri? Io ve lo dico perché ho un po' di campanilismo, perché Rocco è un torinese come me, e quindi ma soprattutto una persona che da 40 anni che si occupa di astrologia, più o meno, vero Rocco? Più o meno sì. È vero, Sì. ecco, la tua storia, no? Adesso ce la racconterai, e anche la nostra Antonella da parecchi anni che si dedica appunto allo studio dell'astrologia, e insieme a Rocco quindi hanno creato questa associazione Medio Cielo, che si occupa appunto proprio della formazione. Avete anche un istituto superiore, vero, di Sì. Abbiamo formazione? chiamata Scuola Superiore di Astrologia. E così, per cercare di far passare l'idea che si tratta comunque di uno studio impegnativo, come quello che può essere lo studio che si affronta intanto nelle scuole superiori, poi all'università e così via. E stiamo cercando di migliorare, insomma, anche la nostra proposta formativa, che ormai, insomma, è già pienamente avviata. Quest'anno, insomma, ci accingiamo a seguire un gruppo di persone che ha, insomma, fatto un buon lavoro con noi negli anni precedenti e che comincerà, a svolgere un'attività di tirocinio, quindi imparerà ad applicare l'astrologia, proprio concretamente, praticamente. Quindi in qualche modo li si abitua, li si abituerà all'incontro con i consultanti e a rispondere alle domande che normalmente vengono poste agli astrologi o agli interpreti in generale. Ecco, ma partiamo dall'inizio, no? Quindi se dovessimo dare una descrizione, no? E dire che cos'è l'astrologia, ecco, Antonella, che cos'è l'astrologia?
È una domanda abbastanza complessa, ma guarda, a me Anna piace sempre partire dalle parti più semplici. Io dico sempre di osservare anche l'immagine di un bambino. È un bambino che rivolge semplicemente lo sguardo al cielo, indicando le stelle, e poi crescendo molti perdono questa meravigliosa abitudine che però sta alla base del cosmo. La base dell'astrologia è proprio l'osservazione del cielo. È una disciplina, diciamo, un linguaggio, ed è la causa di tutti gli eventi generali e particolari, causati, dal movimento dei pianeti, del Sole, della Luna. Quindi la definirei come il collegamento, diretto tra i movimenti nel cielo e le vicende degli esseri umani sulla Terra. Quindi è questa correlazione che fa sì che entriamo in comunicazione con l'universo. È una materia complessa, ma nello stesso tempo lineare. E mi sento di dire, tra l'altro, che io a volte la identifico come un albero antico, dove in qualche maniera al momento sono rimaste le radici. E queste radici noi cerchiamo di riportarle un po' in gioco e alla luce, quindi cerchiamo di riportare un po' una conoscenza che proviene dal passato, aggiornandola con i mezzi di oggi, con le ricerche di oggi. Questo è quello che stiamo cercando di fare anche noi in questa scuola. Sì, è una scuola che peraltro appunto è molto interessante perché vedo che fa un percorso di interdisciplinarietà, no? Che credo che sia un po' un elemento di distinzione, no? Vero Rocco? Sì, assolutamente. Tieni conto, Anna, del fatto che chi si occupava di astrologia nei secoli scorsi non aveva una conoscenza settoriale, no? Quindi non erano degli elementi parziali, insomma, per usare un'espressione non mia, ma insomma, una citazione che faccio volentieri. Voglio dire, chi si occupava di astrologia e chi se ne occupa oggi deve avere una visione davvero a 360 gradi sulla realtà e deve essere pronto a comunicare con chi si interessa e opera anche in altri campi. Faccio un esempio velocissimo che può servire a chiarire meglio il mio pensiero. Si porta spesso ad esempio la figura di Keplero, quella di Cardano. Cardano, nello specifico, è stato nel Seicento il medico più importante in Europa, è stato scienziato, è stato astronomo, è stato astrologo. E proprio perché chi cerca di interpretare questo linguaggio, con un linguaggio complesso, come si diceva, deve conoscere innanzitutto i vari campi di esperienza, deve fare esperienza per poter spiegare, ecco, in che modo possono esprimersi le qualità, le relazioni tra gli astri, insomma, che sono osservabili. E il linguaggio astrologico è un linguaggio che studia essenzialmente la luce come canale. E come veicolo di queste informazioni che passano dal cielo alla terra e viceversa. E quindi, appunto, È essere. molto bella questa tua descrizione, che studia la luce. Studia la luce, ma in senso letterale, perché possiamo dire che i primi astrologi si basavano proprio su questo, come sottolineava giustamente prima Antonella, e lo studio dell'astrologia non può prescindere dallo studio del cielo, proprio perché i fenomeni che sono osservabili. Ci permettono di capire in maniera quasi letterale in che modo determinati eventi, determinati fenomeni possono manifestarsi, proprio perché c'è un legame molto stretto e la luce è quello che possiamo comunque osservare e misurare in qualche maniera, con le sue variazioni, con i colori e così via. Permettetemi di dare un saluto ai nostri amici che sono già Certo. numerosi, che si sono collegati, e grazie e benvenuti a tutti quanti voi. Non vi saluto uno ad uno, ma vi saluto tutti quanti insieme, ed è come se lo facessi uno ad uno. Grazie per la vostra presenza in questo salotto e anche per la vostra partecipazione. E anzi, approfittatene per fare delle domande, perché questa sera nel salotto noi presenteremo, ecco, quello che sarà Focus Astrolab, di modo che voi sappiate di che cosa si occuperà,
questa nostra rubrica, e poi fra 15 giorni la rubrica sarà una rubrica quindicinale, quindi ogni 15 giorni voi avrete possibilità di seguire quello che è un percorso didattico, guardate che è stato studiato con una successione di argomenti, e abbiamo stabilito appunto i contenuti di questi appuntamenti con la rubrica Astrolab. E quindi avrete modo davvero di fare un bel percorso di crescita, e di questo noi di poco siamo molto felici, perché questa è un po' anche la nostra mission, quella di dare l'opportunità alle persone attraverso i relatori di avere delle comunicazioni utili, no, per la vostra conoscenza, per la vostra formazione. Vorrei ritornare un momento a Rocco e alla nostra Antonella. Intanto, cos'è che vi ha mossi, cioè, nella vostra storia? Cos'è che vi ha portati, ecco, prima uno poi l'altro, a studiare l'astrologia? Da chi cominciamo? Dalle signore, facciamo i cavalieri. Va bene. Allora, io diciamo, Anna, che sono già, insomma, ho ereditato un po' questa materia da mio padre come parte astronomica. Mio padre si è dedicato allo studio della navigazione, quindi mi aiutava a riconoscere, quando ero, insomma, in età giovanile, le principali stelle e costellazioni. Quindi l'ho in parte ereditata. Rimanevo affascinata da queste leggi universali dell'ordine del cosmo, nonostante poi i miei studi abbiano avuto un iter di formazione classica. Sono sempre rimasta comunque incuriosita dal legame, quale credo ormai sia fondamentale in ambito astrologico, ovvero questo rapporto tra il dato astronomico, matematico, scientifico e rapporto degli astri. Quello poi che credo che sia poi la parte univoca un po' per tutti è la curiosità che sentivo da varie parti, questo oroscopo che ci in qualche maniera insegue, ma non mi bastava. Quindi da lì ho cominciato ad approfondire con varie letture, tra cui un libro fondamentale che è il Tetrabiblos, un libro, insomma, antico che codifica questa materia, e piano piano ho cominciato i miei studi con vari docenti, anche perché l'astrologia è una parte dove, insomma, basta, è come dire un grande villaggio con piccoli settori. Quindi il mio ambito è stato questo, finché poi ho conosciuto Rocco Pinneri, uno dei miei docenti. E con lui abbiamo iniziato questa parte sia di studio e poi di cammino insieme, condividendo questa idea della scuola, di poter più che altro, perché poi a volte non mi piace chiamarla scuola, proprio di poter dare anche agli altri una conoscenza importante, quella che a mio avviso merita questa materia. Certo, hai detto bene, è una conoscenza importante. Ecco, ma Rocco, tu che sei una persona che veramente può darci una conoscenza importante, come dice la nostra Antonella, gli studi che tu hai fatto prima nella tua vita, cioè in qualche modo ti hanno condizionato, indirizzato poi all'astrologia, oppure ti sei trovato a fare dei percorsi paralleli, come a volte succede? Sì, sì, posso dire di sì. Posso dire che intanto tutto quel che ho studiato poi è tornato utile in qualche modo. Anche lo studio del latino, che pensavo ai tempi del liceo servisse molto poco, in realtà mi è servito davvero tanto per rileggere di prima mano alcuni testi della tradizione astrologica, nei quali mi sono imbattuto anche durante gli studi universitari, filosofia. Ma in realtà mi sono avvicinato in maniera assolutamente fortuita, perché è capitato che quando avevo, mi pare attorno ai 14 anni, è capitato di sfogliare un libro portato a casa da mia sorella, un libro sull'astrologia, e io all'epoca ero particolarmente scettico, quindi non, insomma, pensavo che si trattasse di una disciplina per niente seria, e in realtà leggendola ho dovuto poi cambiare opinione. E così è capitato poi anche negli anni successivi, insomma, ho continuato a leggere, a curiosare, è rimasta una base scettica molto, molto forte, che porto
con me ancora adesso. Infatti, buona parte del lavoro astrologico che facciamo consiste proprio in questo, insomma, nel cercare di filtrare, ecco, tutto quello che viene presentato oggi come astrologia, cercando di osservare con occhio critico e con spirito critico soprattutto il messaggio che ci viene proposto e presentato. Quindi credo in parte che sia possibile fare anche un'astrologia scientifica, in senso lato, non credo sarà mai... Cioè non verrà mai riconosciuta come una scienza. No, sarà mai riconosciuta come scienza, credo che sia giusto, anche perché la complessità della disciplina, la quantità di variabili e soprattutto la molteplicità dei casi con i quali ci misuriamo non permette una ripetizione come quella che chiede il metodo scientifico, magari in laboratorio o altro. Però è una serie di regole attendibili che può verosimilmente darci delle indicazioni concrete e positive. Sì, questo senz'altro sì, ed è già in grado di farlo adesso. Era già in grado di farlo migliaia di anni fa. Ecco, quindi diciamo che il testo che ha citato... Non è mai stata, secondo te, accettata, ecco, come scienza? Ecco. Ma in realtà lo è stata accettata come disciplina... Di fondamentale importanza. E Antonella prima ha citato un testo importantissimo della tradizione astrologica, che è il quadripartito tolemaico, la Tetrabiblos, è scritto nel primo secolo dopo Cristo ed è stata commentata per tutti i secoli successivi. Tolomeo ha dato anche un ottimo contributo all'astronomia dell'epoca e adesso si cerca di far passare il fatto che appunto come astronomo non valesse poi così tanto, insomma, secondo alcuni contemporanei, per cercare di svilire anche il lavoro astrologico fatto. In realtà no, ha descritto il cosmo con le competenze, con gli strumenti che aveva a disposizione, l'ha fatto in maniera eccellente, così come mi auguro possa fare qualche astronomo contemporaneo che magari sarà in grado di rivelare qualche legge, qualche principio che spiega quelle che noi astrologi verifichiamo quotidianamente, ovvero una serie di azioni a distanza, che onestamente non sappiamo spiegare, io non so spiegare, so soltanto che avvengono e che sono in parte anche prevedibili con discreta precisione. Ecco, questo credo sia un po' il lavoro da fare, quindi continuare a studiare, verificare e fare ricerca in tanti settori diversi. Antonella lo sa bene, nel nostro gruppo ci sono persone che provengono da settori diversi e chi ha un interesse specifico, per esempio verso la dimensione psicologica, altri ancora che applicano questa conoscenza allo studio per esempio del clima, ecco, o della politica o dell'economia, o ancora per cercare di dare delle risposte a delle domande specifiche, okay? Le applicazioni sono tante. Ecco, ti vedevo che volevi intervenire. Sì, perché volevo proprio riferire a quello che diceva Rocco, questa parte. Noi abbiamo anche avviato un progetto formativo rivolto alle scuole elementari e medie, che abbiamo dovuto ovviamente interrompere nel periodo, insomma, antecedente, adesso col Covid, un progetto gratuito, quindi ci siamo messi anche in gioco con i ragazzi, proprio per cercare di riportare quella parte che non è solo previsionale, ma è proprio la conoscenza di alcune parti del cosmo che sono state un po' abbandonate, quindi anche le parti astronomiche, l'osservazione del cielo, come entrare in determinati settori a livello astronomico, quindi riportare un po' una conoscenza che ad oggi è quasi un po' abbandonata. E ci stiamo muovendo su più parti. Questo è quello che volevo aggiungere, senza poi, secondo me, proprio codificarlo con un nome specifico, scienza o non scienza. D'altronde... Esatto. Ma sì, però c'è da dire che appunto, di solito l'astrologia non... viene abbastanza, come dicevo, viene banalizzato. Questo approccio così, come dire, molto
utilitaristico, tra virgolette, nel senso che deve servire a soddisfare i bisogni, gli umani bisogni, e quindi si vuole sapere come vanno le questioni di cuore, i soldi come andranno, se il lavoro ci sarà ancora e se la salute riuscirà a reggere. Ecco, insomma. Però diciamo che questa è la tendenza che va per la maggiore, ecco, per quanto ci si avvicina all'astrologia. Quindi il lavoro che voi state facendo è sicuramente un lavoro molto importante, perché sta cercando di restituire una nobiltà, ecco, no? Esatto. Sì. Nel progetto di cui parlava Antonella, che appunto abbiamo avviato in alcune scuole di Roma, di Torino, abbiamo presentato l'idea della filosofia della natura, un po' come veniva presentata dagli autori che abbiamo citato anche in precedenza. Cioè, l'astrologia fa parte di questo, appunto, ovvero di una visione del mondo complessa e articolata. Veniva definita appunto filosofia della natura, proprio per dare l'idea della ricchezza, dei legami, delle relazioni con altre discipline, con altri aspetti. E ogni fenomeno misurabile, osservabile, ha una relazione con tutta un'altra serie di principi più o meno noti o sconosciuti, ma che intanto appartengono alla stessa matrice. Quindi il lavoro che abbiamo presentato ai ragazzi consisteva anche in questo, insomma, nel presentare lo studio dell'astronomia, soprattutto basata sull'osservazione del cielo, come via d'accesso per elaborare una serie di teorie e di visioni del mondo, no? Come proposto per esempio dall'astrologia. Curiosamente anche l'astronomia di oggi, specialmente diciamo alcuni settori più all'avanguardia, stanno presentando delle ipotesi particolarmente suggestive. Si cita spesso anche a sproposito a volte la fisica quantistica, ma per quel poco che si riesce a capire dei contributi che vengono proposti, chiaramente alcuni elementi non entrano sicuramente in conflitto con quella che è la visione proposta dagli antichi astrologi o dai mistici o da altro ancora. Quindi cerchiamo di proporre questo. Innanzitutto uno studio del cielo a mente aperta e curiosa, quindi pronta ad accogliere nuovi input senza pregiudizi, sostanzialmente. Hai detto una cosa bella prima, che veniva considerata la filosofia della natura. Sì. Filosofia della natura, ecco. Vuol dire che la mente dell'uomo per contemplare un concetto come questo deve stare veramente molto aperta, ecco, nella visione, no, della sua presenza sul pianeta, no? Esatto. Comunque devo dire complimenti, perché è un percorso molto, molto interessante, molto arduo. E quindi voi, cioè, tutti questi progetti, queste vostre ricerche, le avete poi concretizzate, ognuno per conto vostro, ma poi avete creato questo medio cielo, no? Sì. È nata questa necessità? Diciamo che è stata una cosa nata anche per caso, più che altro portata avanti dalla passione di entrambe. Io, come dicevo prima, Rocco l'ho conosciuto a Torino 2 anni fa, a un convegno dove andavo ad approfondire a livello, insomma, di conoscenza e di studio questa materia, e affidandomi poi a lui e alla sua docenza ho perfezionato una parte di studio. E per caso abbiamo cominciato ad organizzare dei salotti astrologici dove invitavamo anche altri astrologi, altre persone che erano interessate, e da lì è nato questo progetto. Quindi in maniera molto, veramente molto semplicistica, abbiamo cominciato a creare delle parti un po' più configurate, come quella, diciamo, a cui siamo arrivati, alla quale siamo arrivati adesso. Quindi una scuola che dà la possibilità di entrare anche, come dicevamo prima, ad affrontare questo argomento, questo linguaggio, con una consapevolezza diversa. Quindi non quello che ci arriva in maniera molto
generale, generalizzata, quindi come sentiamo, che ne so, il sole in toro, eccetera, eccetera, ma capire cosa significa entrare nella parte analitica di questo linguaggio. Quindi un tema natale, come insomma il primo passo dell'astrologia, il potenziale che è in quel tema natale, quindi entrare un po' nel meccanismo, quello che poi riusciamo a portare avanti nella scuola. Quindi un qualcosa di più analitico, di, che entra nel dettaglio della materia. Senti, Rocco, tu che ormai sono quasi 40 anni che pratichi l'astrologia, cioè, ma a cosa ci serve l'astrologia? Non ti chiedo che cos'è l'astrologia. A cosa ci serve l'astrologia? Noi che siamo il mistero della vita. Sì, beh, serve a tante cose. Si potrebbe dire che serve a farci vivere meglio, farci trovare un senso ad una serie di eventi che paiono generati dal caso e comunque estranei alla nostra storia personale. In realtà credo che i significati che si possano attribuire all'esperienza siano comunque tantissimi e ci siano molti metodi diversi per dare senso ai vari fatti, insomma, che ci accadono. Dal punto di vista personale posso dire che mi è servita per trovare un filo logico, un filo che unisce tutte le tappe fondamentali, insomma, della mia storia personale. E quando incontro delle persone che mi chiedono delle informazioni, cerco assieme a loro di costruire questo, cioè di individuare questo filo conduttore, per aiutarli a prendere consapevolezza di alcuni tratti che magari non sono così evidenti alla propria coscienza. Insomma, cerco di mettere in luce alcuni tratti che magari si cerca di ignorare o comunque di escludere a priori, ecco, dal primo percorso. Chi ne fa un uso più pratico può utilizzarla, per esempio, per trovare una risposta a dei quesiti specifici. Questo perché appunto l'astrologia è divisa in tre macro aree. Una è l'astrologia cattolica universale, che studia gli eventi. Ecco, spieghiamolo un attimo, che questa cosa è importante. Dicevi, sì, l'astrologia è divisa in tre grandi aree. Sì, la prima viene chiamata astrologia cattolica universale, è l'astrologia mondiale, che di fatto serve a descrivere fenomeni collettivi e a prevederli, ecco, quando è possibile, quando ci siano effettivamente le informazioni che lo consentono. E la seconda macroarea è la genetliaca, ovvero lo studio dei temi individuali. E la terza macroarea è l'astrologia catarchica, o poi astrologia oraria o elettiva, e serve, cioè viene utilizzata, ecco, per dare delle risposte specifiche a delle domande ben precise. Per esempio, mi assumeranno, come andrà il colloquio, eccetera, eccetera. Quindi ci può essere un uso molto utilitaristico, che però è un uso di superficie, ecco, diciamo che La vera importanza dell'astrologia per me consiste nella sorpresa che mi dà ogni volta nel verificare che questo legame tra cielo e terra continui a funzionare. È meraviglioso per me, ecco, non finisco mai di... Io approfitterei di rilanciare un appello ai nostri amici che ci stanno seguendo, cioè di scriverci nei commenti qual è il rapporto che voi avete con l'astrologia, per capire, ecco, come voi altri vi confrontate, insomma, con questa disciplina. C'è chi ci crede, c'è chi non ci crede, c'è chi non inizia la giornata se non ha visto l'oroscopo. Adesso lo si vede anche sugli smartphone, no? Quindi abbiamo tutto questo servizio a domicilio, ecco, nelle nostre mani. Ecco, insomma, raccontateci un po' qual è il vostro rapporto, ecco, con l'astrologia. E volevo chiedere a Antonella, ma tu, ad esempio, nelle tue esperienze, proprio per riprendere il discorso che ho fatto prima, Rocco, tu, non so, nelle tue esperienze, questo rapporto tra il cielo e la terra, questo andare appunto a indagare,
a cercare delle risposte su dei fatti anche nostri personali. Hai avuto dei riscontri, hai avuto ad esempio degli episodi molto eclatanti? Anna, ho problemi di connessione perché va e viene. Scusa, ma... Sì? Tu sei, noi ti vediamo e ti sentiamo. Sì. Ah, ok, allora il problema è proprio il mio. Sì. Sì. La domanda ricevo male a tratti, dicevo. La domanda l'hai sentita, Antonella? Il rapporto con l'astrologia, dicevi, a livello... Se questo appunto, come diceva prima Rocco, molto bene, che l'astrologia ci permette anche di vedere questo rapporto che esiste tra il cielo e la terra. E tra l'altro è molto interessante quello che tu hai appena detto, Rocco, perché proprio noi qua su Focus, no, ci esercitiamo molto nelle varie discipline, nelle varie teorie, nelle varie esperienze, nel percorrere questa via, questa unione tra il mondo materiale e il mondo immateriale, no? Quindi è bello anche questa visione, no, dell'astrologia, di questo rapporto tra il cielo e la terra, questo dialogo tra dimensioni, l'interdimensionalità dell'esistenza, ecco, è molto interessante. No? Quindi Antonella, ti chiedevo se tu, nelle tue esperienze e nei tuoi studi e nei tuoi lavori, ecco, se hai avuto appunto dei casi dove c'è stato proprio questo riscontro, no? È importante poi il riscontro, no? Di quello che... Beh, allora Anna, io... diciamo che da questo punto di vista ho avuto, mi sono interfacciata anche con persone in ambito sia previsionale sia semplicemente come lettura del tema natale. Quello che ti posso dire è che comunque è una parte che viene affiancata proprio a livello di consapevolezza, più che portarla sempre sul solito ambito, come dicevi anche tu giustamente prima, del cosa succederà domani, è fondamentale, e io questo l'ho riscontrato nel mio cammino proprio di studio, la consapevolezza che dà, ovvero a un certo punto questa conoscenza ti porta a capire il motivo per cui la persona si comporta in una certa maniera, oppure si entra in meccanismi sempre uguali. Quindi è come, io la chiamo spesso la mia consigliera, perché ti faccio un esempio, quando, insomma, per esempio, che si può vedere una macchina che va ad alta velocità, chiaramente non mi viene da attraversare, quindi la utilizzo come una parte proprio che tengo a fianco, dove anche a livello proprio di studio può dare quella consapevolezza diversa a livello proprio personale. Quindi non la proietterei solo, insomma, per come viene venduta oggi, ovvero la parte del futuro, la parte di cosa succede, ma in primis convivere con questa parte è fondamentale. È fondamentale perché in ogni tema natale, e io insomma utilizzo questo termine perché è proprio il momento, il grafico in cui, il giorno in cui siamo nati, è il grafico che viene configurato, e in ogni grafico, in ogni tema natale, cioè, si evince il potenziale della persona. Quindi è molto interessante. Parte da lì l'astrologia, sì. Esatto, perché il conoscersi è fondamentale per poter capire anche il futuro, come affrontarlo. E penso che in ognuno di noi sono capitate esperienze di ogni tipo, io anche personalmente ne ho vissute nella mia vita, e ti dico che sono proprio venuta a conoscenza di questa materia di studio in un momento critico della mia vita. E dirti, sembra banale dire che mi ha aiutato, non mi ha aiutato a superare l'evento, ma sicuramente mi ha aiutato a capire ed avere consapevolezza di come affrontare una parte futura, una parte in divenire, e questo secondo me è fondamentale. È proprio questo che a mio avviso a volte sfugge, che invece dà la qualità e il valore a questo linguaggio. Sì. Rocco,
volevo chiederti questo, a parte che una nostra amica ci ha chiesto, io non mi ricordo il titolo del libro che tu hai scritto. Sì, no, allora, diciamo sì. I libri che tu hai scritto, io lascerei citare da te. Che sì, diciamo che ogni tanto qualche editore impazzito mi propone di scrivere qualcosa, questo perché sono un soggetto abbastanza anarchico, Antonella lo sa bene, infatti, e soprattutto grazie alla sua perseveranza, alla sua tenacia, insomma, la scuola prende corpo e procede. Ma dicevo, ho pubblicato un testo con Xenia, nel 97, dedicato ad una tecnica astrologica, che è l'astrocartografia e astrologia dello spazio locale, che praticamente consente di individuare nello spazio attorno a noi i luoghi in cui il potenziale annunciato dal proprio tema di nascita può manifestarsi in maniera più o meno importante, e viene utilizzata banalmente per individuare i luoghi in cui si può ottenere magari una riuscita migliore o più facile, o ancora per realizzare un determinato potenziale. Non è così semplice, e nel testo di qualche anno fa appunto ne parlavo. Il secondo è più recente, pubblicato nel 2016, da Epli, è un testo dedicato all'interpretazione astrologica, proprio questo titolo, dove parlo di diversi aspetti dell'astrologia, ma in particolare della possibilità di utilizzare questa disciplina per individuare le aree professionali più affini, insomma, con quello che è il potenziale indicato dal proprio tema. Antonella prima giustamente sottolineava una cosa: ci sono molti automatismi, no? che ci guidano, e l'astrologia ci aiuta da una parte a riconoscerli e dall'altra a contrastarli, ecco, dove è possibile. Quindi ci individua anche una via maestra per imparare a correggere alcuni eccessi, alcuni difetti. E nel testo sull'interpretazione astrologica si cerca di far leva su aspetti positivi rappresentati da alcune combinazioni presenti nel proprio tema, che ci avvicinano ad un'area professionale anziché ad un'altra, ecco. E l'esperienza fatta anche come formatore, anche per il campo della selezione del personale, mi ha dato altri elementi di studio e di verifica, ecco. Quindi si parla di questo nel testo. Poi ci sono altri spunti più generali, ma sostanzialmente... Posso chiederti una cosa? Scusate, ma ho avuto un attimo un po' di tosse. Vorrei chiederti questo. Jung ha studiato i tipi, no? Assolutamente sì. Vuoi raccontare tu di questo studio molto interessante, perché comunque tra la psicanalisi e l'astrologia c'è un legame, no? Assolutamente sì. Sì, sì. Tipi, no? Quando quello che diceva anche Antonella prima, no? Che riscontro, quindi tipologie, no? Certo. Ma tra l'altro parlo anche di questo nel libro che ho citato poco fa. Ne parlo ovviamente non in maniera particolarmente approfondita, ma propongo un'analogia, una sovrapposizione tra i tipi psicologici proposti e descritti appunto da Jung e determinate combinazioni astrologiche. Perché appunto la tesi che ho proposto, insomma, nel testo è appunto questa, cioè se è vero che determinate caratteristiche psicologiche ci avvicinano, ci predispongono a svolgere una determinata professione o comunque a orientarci verso una certa area professionale, allora se questo è vero e se è vero che l'astrologia funziona, insomma, ho cercato di descrivere gli schemi astrologici che possono essere sovrapposti in qualche maniera ai tipi psicologici e all'indicazione di certe aree vocazionali. E faccio una serie di esempi che descrivono questo schema e questo meccanismo. Ed è importante perché Jung stesso si avvaleva dell'opera di uno più astrologi, adesso non ricordo esattamente i dettagli, ma certamente considerava l'astrologia uno strumento importantissimo
per ricevere una serie di input importanti e per comprendere veramente la persona che aveva di fronte a sé. E certamente rimaneva aperto alla possibilità che questa venisse applicata e studiata in maniera ancora più approfondita di quanto non avvenisse, non avvenga tuttora. E io sono della stessa idea, con le dovute proporzioni, insomma, Jung sapeva senz'altro più di me in questo campo, ma credo che sia utilissimo. E non è un caso che anche nei nostri gruppi ci siano degli psicologi che si avvicinano a questo studio cercando di ricevere degli input, così come altri esperti in altre discipline si avvicinano a questa materia per ricevere anche qui altre informazioni, altri input, il che non significa usare pedestremente l'astrologia, ma accoglierne gli input più interessanti. E tra l'altro il lavoro proposto da molti autori della tradizione in alcuni casi veniva considerato particolarmente complesso perché evitavano le semplificazioni che oggi vanno tanto di moda. Insomma, il lavoro che Antonella ed io stiamo facendo, e non solo noi, è un onore del vero, va proprio in questa direzione. Stiamo cercando di far comprendere che il linguaggio astrologico è accessibile, è comprensibile, ma richiede uno studio e comunque un impegno. La semplificazione che vediamo proporre molto spesso non è d'aiuto a nessuno, insomma. Insomma, l'astrologia da salotto non funziona, vero Antonella? È una materia abbastanza complessa, però devo dire una cosa, Anna, complessa un po' come il cielo, no? Comunque ha una parte lineare. E questo nonostante bisogna studiarla, bisogna comunque impegnarsi per poter capire delle dinamiche, perché l'universo non è facile, è complesso. E come diceva Rocco, ci sono delle parti lineari, quindi il principio della luce, quello che noi appunto riusciamo ad osservare e quello che non si osserva, quindi entrare in dei meccanismi, un po' un ingranaggio, che da una parte è appunto abbastanza imponente, dall'altra invece si riesce poi, una volta che si capisce come inserirci, come capire questo ingranaggio, diciamo che ha una sua linearità. Quindi non è da spaventare con nessuno, ma anzi. Una nostra amica, Graziella Tucci, che ci chiede praticamente ci può intuire il momento del concepimento. L'ho letta, ecco. Sì. È interessante, no? Perché non è il momento della Ma ci sono molti studi. Concepimento, ecco. Sì, ma ci sono molti studi che mettono in relazione questi due momenti. Chiaramente quello del concepimento viene individuato in maniera puramente teorica, basandosi su una serie di proporzioni, no? Chiamiamole così. Però sì, c'è certamente una relazione, tant'è che nello studio di un caso, avendo a disposizione anche questo tema, sarebbe opportuno studiarlo a fondo. C'è un po' una relazione che c'è tra matrice e prodotto poi finale, insomma c'è un legame continuo, c'è un passaggio ininterrotto tra una serie di momenti temporali ben distinti, ma comunque collegati tra di loro. E ognuna di queste fasi... Mi pare una domanda, interromperti, cioè su questo ti chiedo scusa, ma... Io sarò con la vostra prima allieva, ecco, a seguire i corsi quando partiranno dal livello base, ovviamente. Allora, se la carta del cielo è legata alla posizione che i pianeti hanno nel momento in cui noi nasciamo, giusto? Sì. A questo punto ce ne dovremmo vedere in che posizione sono i pianeti nel momento del concepimento? Sì, potendolo fare, sì. Non è così semplice. Dovremmo fare questo, certo. Diciamo, Anna, che questa parte
In questa parte è fondamentale l'ora di nascita, l'orario. L'orario di nascita identifica e differenzia l'uno dall'altro ed è questa un po' la chiave che accende la macchina, nel senso che quando tu parli di concepimento non sempre si sa quando è avvenuto e quindi chiaramente perdiamo una parte fondamentale. Considera in astrologia, tant'è vero che uno degli studi come insomma affrontati anche Rocco insomma ben conosce è il caso gemellare. Quindi questo ti fa capire quanto è importante anche il tempo che è inserito tra la nascita, il momento, il concepimento. Quindi sono tutti fattori che in qualche maniera comunicano tra loro, però la differenza e la precisione di un dato, quindi quale l'orario di nascita, permette a noi che applichiamo lo studio di avere una precisione importante. Alzo il dito per fare una domanda sulla data. L'orario di nascita, cioè vogliamo parlarne di quando noi veniamo dichiarati all'anagrafe, di quando gli orari cambiano, vogliamo parlare di questa cosa? Sì, sì, vabbè, non so, Antonella, dici qualcosa tu, ne parlo io un attimo, come volete. Vai, vai, Rocco. Beh, posso dire semplicemente questo, io per evitare errori, quando ho assistito alla nascita dei miei figli, avevo con me due orologi e in più guardavo quello della sala parto, proprio perché per me era importantissimo avere certezza, insomma, dell'ora di nascita. Ma mi è capitato, appunto, nel corso degli anni, di ricevere delle richieste da persone che non sapevano con certezza neanche il giorno esatto della nascita, perché alcuni sono nati in casa, sono stati registrati il giorno dopo, e in questi casi davvero si deve operare soltanto dopo aver effettuato un'accurata anamnesi della storia personale, insomma, del consultante, perché altrimenti si rischierebbe di dare dei suggerimenti assolutamente fondati su nulla, ecco, semplicemente magari sul buon senso, ecco, sul nulla no, ma soltanto sul buon senso. E, ecco, una cosa che volevo dire prima, mentre ascoltavo, è appunto questa. L'astrologia studia il rapporto tra cielo e terra, ma è importantissimo appunto tenere bene a mente questa cosa, perché tutti i fattori ambientali incidono in misura tutt'altro che secondaria e quando parlo di rapporti ambientali mi riferisco anche alle qualità che ogni altra persona con cui entriamo in relazione porta con sé. Così come Antonella è nata in un certo momento sotto un certo cielo, sono nato io, è nata Anna, anche dall'interazione tra queste immagini del cielo che ci portiamo dentro risultano altre combinazioni ancora, quindi ognuno di noi ha la capacità di interagire con gli altri, lo sappiamo tutti, insomma alcuni ci sono simpatici, altri antipatici, alcune persone fatichiamo a capirle, questo sicuramente incide nella valutazione delle dinamiche individuali, quindi quando si parla con qualcuno, specialmente con una persona che desidera per esempio esaminare la propria situazione di coppia, si chiede naturalmente sempre anche il tema del partner o comunque della persona coinvolta, perché è impossibile studiare un caso astraendolo dal contesto. E questo credo sia importante sottolinearlo, perché è così. Posso fare una domanda? Mi è venuta in mente adesso parlando dei partner, mi sono chiesta, ma avete salvato dei matrimoni? Avete evitato dei matrimoni? Avete dato dei consigli alle persone affinché cioè, questo benedetto accoppiamento, no? Quindi decidere con chi devo stare. Ecco, questa è la nostra astrologia, cioè ci serve. Io so che, ad esempio, anche negli uffici delle risorse umane, quando fanno una selezione del personale nelle aziende, so che c'è chi si avvale anche all'estero, soprattutto Anna. Sì. All'estero è, diciamo che è molto utilizzata questa parte,
proprio per quel discorso che facevo prima, in ogni tema natale, visto che adesso abbiamo accennato anche questa parola, c'è un potenziale, quindi nelle aziende, per esempio all'estero, valutano qual è il potenziale della persona per due motivi. Uno, proprio perché l'azienda in qualche maniera ne beneficia, ma in primis perché la persona viene messa in gioco su quello che è la propria identità. E quindi non solo può rendere di più anche a livello appunto lavorativo, ma proprio per se stesso. Per questo prima ho sottolineato la parola consapevolezza, perché penso che ognuno di noi, al momento in cui veniamo proprio a conoscerci, no? Entriamo nella propria conoscenza di noi stessi, riusciamo a capire come possiamo metterci in gioco. Questo mi sento di dire che è il primo passo, è quello che rende importante questa materia. Poi anche insomma tutte le parti, come dicevi, come diceva prima Rocco, quindi entrare nella parte relazionale, cercare di insomma far capire anche alla persona come mettersi in gioco, quindi tante parti che vengono poi affrontate con l'astrologo, quindi non è solamente cosa succede dopo, è proprio entrare in un cammino consapevole. Sì. Rocco, ma differenza. Sì, Rocco, ma sicuramente avrà anche un tu che hai anche lavorato, no, sul campo della formazione, cioè il fatto di creare il team lavorativo, no? E quindi creare un bel assortimento, ecco, come si fa? Bisogna essere anche tanto fortunati, perché non è così semplice, e poi bisogna conoscere anche bene la materia. Ma guardi, cerco di rispondere con un esempio apparentemente lontano da questo, ma credo abbastanza calzante. Prima ho fatto riferimento ad una tecnica che è quella dell'astrocartografia, che serve a individuare le aree geografiche che possono essere associate a delle esperienze più o meno positive. E ricordo una persona che ad un certo punto mi diceva: sì, io ho questa località che è messa in evidenza da questa mappa generata con questa tecnica, ed effettivamente lì ho vissuto uno dei momenti in assoluto migliori nella mia vita professionale. Qualche anno dopo ne ho vissuto uno pessimo. Mi chiedeva come si concilia questa cosa. Beh, ho detto semplicemente, si concilia semplicemente con l'esistenza stessa del tempo e con il fatto che attraversiamo delle fasi, quindi non è dato una volta per tutte un luogo nel quale ci troviamo sempre bene, viviamo sempre delle esperienze positive. Allo stesso modo con un team, se questo team fosse astratto dal flusso temporale, potremmo trovare la squadra ideale, il gruppo di lavoro ideale che vale per sempre, dura per sempre. Quelli più fortunati riescono a costruire delle squadre vincenti, particolarmente ben affiatate, e sono i casi che poi vengono celebrati anche nello sport, nella letteratura, insomma un po' da tutti. Non è così frequente, ma lo studio dell'astrologia può aiutare, specialmente se si esaminano i casi sia dal punto di vista statico, quindi in astratto, sia dinamico, osservando l'evoluzione di ogni singolo soggetto coinvolto. Ecco, anche nelle coppie, posso dire, una coppia può essere perfetta fino ad un certo momento, poi non più, e lo stesso vale naturalmente per tutte le altre situazioni. E siamo in una realtà che muta costantemente, e oggi forse ancora più rapidamente di prima. Sto guardando che i nostri amici, insomma, Valeria Biagio, che dice: sì, è vero, io la mattina mi guardo sempre la roba. Sì. E così c'è questa abitudine, cerca gli eroi che dicono le cose belle, no? Lasci perdere quelle negative. Certo. La nostra Valeria. E anche Filomena che dice: sì, è molto interessante, però complicata come materia, ma molto affascinante. È complicata l'astrologia, secondo voi? Ma rispondi tu, Antonella, rispondo io. Io
Diciamo complicata, io sì, è complicata, ma non insormontabile, perché io ti posso dare, Anna, una mia proprio esperienza. Io ho iniziato che effettivamente non riuscivo, insomma, a barcamenarmi perché è molto complessa, però poi ho trovato, no, la parte lineare e semplificata poi alla fine come materia, perché insomma, crea una parte univoca, quindi complicata sì, ma lineare, io la definirei così. Perché Rocco? Ah, io posso dire che è un linguaggio, o meglio, una lingua, come tutte le lingue va presa e poi soprattutto va parlata, va praticata, quindi è un linguaggio che insomma, va applicato, va utilizzato. È chiaro che se, giusto così per fare un esempio, penso di riuscire a parlare in scioltezza una lingua, studiandola soltanto sui libri, senza parlarlo, comunque senza recarmi, magari nel paese dove ci sono le madrelingua, beh, difficilmente riuscirò a padroneggiarla. Quindi è un linguaggio a tutti gli effetti, va studiato e praticato, ma ecco, i tempi possono variare a seconda dell'impegno, della disponibilità in termini di tempo che ci si mette. Quello che noi vediamo è che appunto nel giro di un anno e mezzo, gli allievi cominciano ad avere una visione già compiuta, insomma, del linguaggio, e poi il resto è tutta esperienza e non si finisce mai, e questo posso confermarlo. Probabilmente sono particolarmente lento, però insomma, da tanti anni che la studio e continuo ad imparare qualcosa. Domanda che appunto volevo farti, cioè quanto tempo ci va prima di avere una certa dimestichezza? E poi parliamo in termini astrologici, ci sono dei segni che sono zodiacali che sono più portati di altri allo studio dell'astrologia? Non la dovevo fare questa domanda. No, no, è una bella No, domanda, perché va bene, allora sì. vediamo. Ma Che dici? non so, comincio magari io, Antonella, poi se vuoi. No, Sì, anche perché so quello che dirai. allora, beh, posso dire questo. Intanto, come si ricordava giustamente prima, ci occupiamo di astrologia da tanti anni e posso dire che mi è capitato di osservare un po' di tutto. Sono nati ottimi astrologi sotto tutti i segni zodiacali ed è chiaro che la posizione del Sole, di questo parleremo poi nei prossimi incontri, perché come giustamente ricordavi all'inizio, affronteremo alcuni aspetti della materia in maniera molto tranquilla, cominciando a dare qualche input. La posizione del Sole, serve a descrivere in generale il tipo di energia che anima il tema. E quindi essere dell'Ariete o del Toro o dei Gemelli o del Cancro e così via, di per sé non dà una maggiore o minore predisposizione verso lo studio di questa disciplina, ma può dare uno stile diverso. Ci sono autori come lo stesso Tolomeo, di cui si parlava prima, che evidenziava e proponeva una serie di combinazioni astrologiche che coinvolgevano anche la posizione della Luna e di Mercurio, che sono due astri che più di altri intervengono nella definizione della personalità e del modo di pensare della persona, che possono contribuire. Lui in particolar modo citava la posizione della Luna in alcuni segni, per fare un esempio, associandola anche a determinate pratiche divinatorie. Adesso me ne viene in mente una. Anche per un ricordo familiare, dove si parla appunto della Luna in Scorpione come una posizione che si può riscontrare negli astrologi o in chi si occupa di lecanomanzia, cioè la lettura degli specchi d'acqua, così come la posizione, cioè così come avere un Mercurio molto forte nel tema di nascita, può naturalmente predisporre allo studio dell'astrologia, perché Mercurio è Cosa l'astro. vuol dire un mercurio molto forte, Rocco? Quindi, per esempio, collocato in un luogo del tema, e qui non mi riferisco tanto a un segno specifico, ma all'importanza. Diciamo che ognuno di noi ha gli stessi ingredienti, quindi tutti gli stessi pianeti, eccetera, ma dal punto di vista quantitativo, per il tipo di luce associabile all'astro, per il tipo di posizione all'interno della sfera celeste
nel momento della nascita possiamo pesare la forza di un pianeta rispetto ad un altro. Chi ha un mercurio molto forte tende a eccellere nell'attività legata alla comunicazione. E siccome l'astrologia è anche un linguaggio, e specialmente nell'antichità richiedeva buone capacità di calcolo, perché non c'erano i computer, non c'erano strumenti di calcolo accessibili a tutti, si doveva essere in grado di calcolare correttamente le posizioni degli astri. Vale anche oggi, e quindi si può dire questo, certamente ci sono dei segni che hanno uno stile particolare, quindi per esempio si può pensare a persone che appartengono ai segni d'acqua come a soggetti che possono avere una sensibilità magari più raffinata e una capacità empatica diversa rispetto a chi ha molti pianeti in segni diversi. Ma sostanzialmente, per rispondere alla domanda, vanno bene tutti i segni, l'importante è che ci sia insomma una passione, una predisposizione generale, che è indicata dallo studio. Mi è venuta in mente un'altra domanda. Noi abbiamo molto rapporto con persone sensitive, medium, ecco, sì. Ci sono dei segni che sono particolarmente portati a questa... Ma questa è una bella domanda. Adesso mi viene in mente una ricerca condotta dagli astrologi americani, se non ricordo male, che sono partiti proprio dallo studio del caso di Edgar Cayce, se non ricordo male, che aveva nel tema una combinazione astrologica particolare, se non sbaglio, tra il Sole e Nettuno, che è un astro che viene associato alle percezioni extrasensoriali a tendenze anche medianiche o di altro genere. E anche qui non è tanto il segno, ma la combinazione tra determinati astri che possono predisporre maggiormente verso un tipo di esperienza anziché un'altra. Ripeto, abbiamo tutti gli stessi ingredienti, ma in alcuni sono... Un po' come il calcio, come le squadre di calcio. Non è la partita, ma sono i giocatori che poi rendono il risultato. Esatto. Ora, io e Antonella non siamo della stessa squadra, lei tifa per la squadra torinese, io no, che non cito. In quella squadra sono dei giocatori molto forti che spesso decidono il destino delle partite. Dunque, io direi di almeno cioè di dare qualche anticipazione ai nostri amici su quelli che saranno poi gli argomenti che voi intenderete trattare nel vostro Focus Astrolab. Un po' uno sì. Un po' l'altro, volete raccontare? Così almeno ai nostri amici, prima che vedo che sono già le 10:30, perfetto. Di avviarci alla conclusione. Certo, ma non so, vuoi dire tu, Antonella, voglio iniziare tu? Tu un po' tutta la parte che noi tratteremo, sì. Anche se poi sottolineo che diventa anche un dialogo insomma con le persone, perché cercheremo anche di dare, come dicevamo prima, un'impostazione, una parte legata a una lettura del tema natale, quindi proprio sì. Dei punti base, i pianeti, gli astri, cioè iniziare un po' con l'ABC, questo è quello che pensavamo insomma di fare. Sì, esatto, quindi per fare qualche esempio posso proporre quello che l'elenco, insomma, dei primi contenuti sì, che andremo a presentare. Sì. Tanto in occasione del primo incontro riparleremo in generale delle possibilità dell'astrologia, descriveremo il tema di nascita, quindi l'oggetto di studio dell'astrologia. Parleremo dell'importanza della luce, del colore, delle relazioni geometriche che si verificano tra i vari elementi di questo schema. Parleremo delle qualità e del significato dei pianeti, delle stelle, dei segni e delle case. Le case astrologiche sono dei settori dello spazio, no? Diciamo degli spicchi della sfera celeste, a cui sono associati determinati significati. Parleremo delle corrispondenze analogiche tra segni, case, pianeti e il mondo dei fenomeni, no? Per esempio, che cosa governa il Sole nel mondo materiale, che cosa governa Giove, che cosa governa Saturno, e così via. Prima abbiamo parlato di Mercurio come elemento
associato al linguaggio, alla comunicazione, e Saturno, per esempio, governa il mondo minerale. E ci sono delle analogie molto strette che riguardano anche il nostro corpo, la nostra esperienza. Per esempio, Saturno governa lo scheletro, i capelli, i denti, le ossa in generale. E altri astri hanno un rapporto specifico e diretto con altre parti del nostro corpo e così via. Quindi cercheremo di presentare nella maniera più semplice ma anche più completa possibile questa serie di relazioni e poi entreremo un pochino più nel dettaglio cercando di dare degli input su quello che possono dire determinate combinazioni tra astri, specificando per esempio quale coppia, quale gruppo di pianeti ci aiuta a descrivere la personalità, quale gruppo di pianeti può aiutarci a descrivere l'attitudine relazionale, la modalità relazionale e così via. E poi andremo via via, sempre più nel dettaglio, cercando di mostrare le relazioni anche tra l'astrologia e le altre discipline, come la musica, per esempio, o ancora... Questo sì, è molto interessante, ecco. Questo discorso interdisciplinare, no? Esatto. È una materia che si interfaccia su più settori. Sì. E stavi dicendo ancora, Rocco, della musica? No, stavo dicendo che appunto sì, parleremo dei rapporti tra astrologia e musica, ma non solo. Proprio perché l'astrologia studia delle relazioni, sostanzialmente, che possono essere espresse in tanti modi diversi, e l'analogia tra linguaggio astrologico e linguaggio musicale sono antichissime. Mi viene in mente sempre che Plero, nell'Harmonices Mundi, che cercava appunto di trovare una sintesi tra astronomia, musica, rapporti numerici, eccetera. Ed è una ricerca che l'ha portato poi a scoprire una serie di leggi che studiamo ancora adesso e che probabilmente hanno un valore che forse non è stato ancora pienamente apprezzato, almeno non da tutti. Ecco. Sì. Antonella, dicevamo anche che avrete anche degli ospiti nel vostro Astrolab. Sì, sì, avremo degli ospiti, conteremo anche insomma, di coinvolgere, come diceva anche Rocco, più parti con cui l'astrologia comunica, quindi sia una parte musicale, sia una parte anche legata all'alimentazione, proprio perché l'astrologia si interfaccia su più settori. Se diciamo proveremo a coinvolgere anche un ambito più prettamente matematico, astronomico, e vediamo poi man mano come riusciamo insomma ad interfacciarci anche con un po' con la parte esterna, quindi con queste discipline che in qualche maniera hanno un minimo comune denominatore. Ed è questo che poi, come leggevo insomma in uno dei commenti, sì, è una materia complicata ma molto affascinante, e questo sì, lo sottolineo perché è quello e anche che mi dice Patrizia, molto interessante e innovativo. Esatto. Come ci scrive Patrizia, anche Manu che ci dice materia affascinante, sì, è vero, infatti approfittatene cari amici, perché sarà veramente una grande opportunità, ecco, per tutti noi poter avere tanto delle ottime fonti di notizie, di informazioni, che fa la differenza secondo me, e non è poco, no? Ecco, quindi approfittate, noi siamo felici, ecco, di darvi questa grande opportunità. Io voglio ricordarvi che comunque la vostra rubrica Focus Astrolab sarà ogni 15 giorni, quindi e sarà sempre al lunedì, quindi il prossimo appuntamento dove voi inizierete sarà appunto lunedì 21, dove inizierete insomma questo percorso. Questa vostra rubrica avrà anche una sua bella sigla, sì. E avrà anche chi coordina le vostre dirette e quindi anche i commenti, le domande, no, così. E devo dire che qua
qualcuno gioca in famiglia, perché qui siamo con noi e adesso lo facciamo salire, eccolo qua, il nostro caro Sergio. Che sì, ho visto il countdown sotto, buonasera a tutti. Ecco, Sergio, benvenuto anche tu. Grazie. Focus. Allora, Sergio è anche è il figlio di Rocco, devo dire che hanno già certe cose, io vedo, non faccio l'astrologa, però vedo certi tratti, ecco, insomma, è molto comune. Lui è un grande creativo, è un musicista, ha lavorato anche, lavora nel campo della comunicazione, e ci ha preparato la sigla. Ecco, sì, esatto. Vero? Ci hai composto la sigla, proprio per la rubrica, ecco. È un po' spaziale con questa rubrica. Sì, è stata una modalità nuova, sicuramente divertente per esprimere, diciamo, il lato appunto creativo, tutto ciò che è legato all'immaginazione. Forse quale argomento migliore se non proprio quello astrologico, di cui sì, spesso anche in musica sono stati fatti dei riferimenti, seppur superficiali. Comunque basti pensare a gruppi come i Led Zeppelin, con il chitarrista Jimmy Page, che faceva dei riferimenti di natura astrologica appunto sul vestiario addirittura, per quanto riguardava sole, luna, ascendente, per esempio. Tra l'altro luna in domicilio, questo per i tecnici del settore, appunto luna in cancro. Tra l'altro, appunto, mi sembra anche in una casa importante, ma a parte questo, sì, comunque sì, appunto, è stata un'occasione per creare qualcosa, nel senso che appunto anche creare una sigla effettivamente per un convegno, poi invece per questo programma, sempre nel, diciamo, per quanto riguarda l'argomento astrologico, è stato qualcosa di nuovo per me, perché appunto non l'avevo mai fatto, in giro non ci sono, diciamo, tanti altri esempi come questo. Per cui è stato divertente sicuramente. E tu comunque hai coordinato questo convegno internazionale di astrologia che avete fatto, è importante, sì. Molto importante, ecco. Quindi sì. Ormai sei già diventato un veterano, sì. Fare ridere, fare il coordinamento nella diretta, sì. Sicuramente anche da un punto di vista tecnico, perché ci sono stati diversi momenti, diciamo, anche abbastanza divertenti, perché comunque non risulta essere mai semplice gestire un convegno di anche una portata del genere, con una sua durata abbastanza importante, con degli elementi, appunto, come dicevamo, appunto internazionali. Abbiamo avuto appunto l'astrologo Glenn Perry, americano. Abbiamo avuto poi Rumen Kolev, che parlava addirittura dell'astrologia babilonese, quindi comunque sia riferimenti anche di scuole molto differenti l'una dall'altro, ma sicuramente tutti da prendere in considerazione, perché molto interessanti, anzi portavano ad un arricchimento di questo argomento. Appunto non è un argomento semplice da affrontare, però appunto diventa poi mano a mano sempre più divertente, più man mano che si approfondisce. Io penso che faremo delle belle cose, insomma, che le belle serate. Una cosa interessante è aver avuto Sergio con noi per quanto riguarda la parte tecnica di tutto il convegno, e a fine convegno ha cominciato ad interessarsi proprio, diciamo, prepotentemente dell'astrologia. Quindi questo per noi è stato un successo. Caro Rocco, che sta lì zitto zitto. No, ecco. Ci si avvicina, insomma, ogni tanto chiacchieriamo, insomma, in maniera assolutamente tranquilla e serena, insomma. È un argomento di studio che va approcciato con i tempi che ognuno si riconosce, che deve stabilire da sé, insomma. Evidentemente questo è il tempo per avvicinarsi un po' di più a questa disciplina, che respira fin da quando è nato, ma adesso sente più che altro, soprattutto visto che ne abbiamo parlato già in precedenza, del parallelo astrologia-musica, ma astrologia-arte, secondo me, in generale, si possono osservare, comunque sia, poi si può anche dibattere su questo, però
parlavamo appunto di ingredienti, nello stesso caso appunto anche in musica si può constatare come artisti magari di una certa tipologia, di un certo genere, abbiano degli aspetti che possono essere o più spigolosi o al contrario più armoniosi, quindi è un discorso che può diciamo fare intrecciare tre discipline diverse come praticamente musica, astrologia, matematica, proprio perché appunto c'è questa interazione che si può riscontrare. Sarà anche interessante fare lo studio appunto dei vari personaggi della storia, ecco, nei vari ambiti e vedere appunto, non lo so, ecco, se hanno già fatto un libro su questo, cioè di andare a vedere dal punto di vista astrologico i grandi, insomma, le celebrità, ecco, della storia, e osservarle per il loro carattere, il loro temperamento, insomma, in virtù di quello che è il loro segno di appartenenza. Certamente sì, vengono studiati ancora oggi, insomma, anche nei nostri incontri, quelli dedicati all'astrologia mondiale, viene dedicata una parte del corso anche allo studio di questi casi. Ci sono poi molti contributi anche di nostri docenti su figure di primo piano, presenti e passate, che vengono spesso anche presentate e commentate. Quindi certamente sì, è un modo per conoscere meglio, o meglio, per vedere sotto un'altra prospettiva determinati momenti della storia e determinate figure, insomma, di primo piano. Da un punto di vista astrologico, quali sono, per fare, cioè, una chiusura su quello che è lo scenario attuale, ecco, cosa dicono gli astri rispetto all'attualità? Si può dire? Ah, sì, si può dire che Antonella lo sa bene, perché a gennaio tocca anche sentiamo poi. No, abbiamo tenuto un incontro a Roma, dove appunto si parlava anche in compagnia di economisti, sociologi e altre figure che studiano, insomma, i cambiamenti sociali e politici, e appunto abbiamo parlato di questo, ovvero abbiamo visto che siamo vicini ad un momento di passaggio estremamente significativo. Si sapeva, insomma, è già stato annunciato, insomma, da diversi astrologi, anche dei secoli precedenti, che in questo, insomma, verso fine anno si assisterà ad un cambiamento di fase, quindi inizierà un altro periodo della durata di circa due secoli e mezzo, in cui si cambierà approccio, si cambierà prospettiva, questo a livello collettivo, e tutti questi momenti di passaggio sono accompagnati da crisi strutturali come quelle che stiamo vivendo. Quindi vivendo. Questo lo si può dire con tranquillità. Sì. Voglio anticipare ai nostri amici che comunque faremo una serata noi verso la fine dell'anno, vero? Mi pare il 28, adesso non ho il calendario. Mi sembra di sì. Rimano comunque, vero? Ci sarà una serata dove faremo appunto proprio, per una volta faremo i segni zodiacali e le previsioni dei vari segni, no? E faremo un'astrologia, insomma, molto più comune, ecco, tra virgolette. Allora, che dire, io sono felice di avervi ospitati nel salotto nel mio salotto, nel salotto di Anna, e soprattutto nel salotto di Focus, il mistero della vita. Sarò messa lì in prima fila a seguire le vostre dirette. Ricordatevi che quindi partirà il laboratorio, lavorativamente entrerà nel pieno delle sue funzioni il 21 di settembre, primo giorno di primavera, di autunno. Sì, diciamo che siamo lì. No, 22, cos'è, il 21 o 22? Sì, tra il 22 e il 23, ma comunque va bene lo stesso, insomma. Nell'emisfero australe inizia la primavera, insomma, festeggiamo con loro. Il primo giorno di primavera, come mi è venuto, vedi, inconsciamente. È stato un lapis, come si dice, è stato un lapis. Beh, ha un significato? Va bene? Funziona bene astrologicamente iniziare al 21 di settembre? Va tutto bene, perché comunque è un passaggio, certamente sì, l'inizio di una fase, ci auguriamo.
È andata via la voce. Sì, Rocco. Rocco? Abbiamo perso Rocco. Abbiamo perso. Sentiamo. Perso. Va bene, vuol dire che siamo arrivati ai limiti. Lasciamo il mistero, pure. Anna. Va bene, lasciamo il mistero, esatto. Dai, via, lasciamo il mistero. Con il mistero vi lasciamo, noi di Focus, il mistero della vita. Ma vi lasciamo anche con la sigla di Focus Astrolab, che è stata creata apposta dal nostro Sergio, che è un compositore anche e quindi l'ha realizzata, sia da un punto di vista musicale che per quanto riguarda l'immagine. E quindi ti ringraziamo anche per questo. Grazie a voi. Grazie. A Focus. Allora, spero che tu ci senta, Rocco. Ci senti? Adesso non so se ti senti più me. Sì, ci sentiamo a scatti. Spero alle persone quello che tu stavi dicendo. C'è un po' che ogni tanto fa le bizze. Ma sì, sì, quindi ci diamo appuntamento tutti al 21 di settembre. Perfetto. Io ringrazio tutti i nostri amici che ci hanno seguiti. Vi aspetto tutti quanti all'inizio dei lavori di Focus Astrolab. E allora adesso usciamo di scena e lasciamo andare solamente la sigla. E con questo saluto anch'io tutti voi. Ma vi do appuntamento domani sera, perché il salotto di Anna Open continua domani sera e dopodomani sera. A domani sera, quindi, per quanto riguarda i nostri amici, e a voi tutti. A Rocco, grazie. Grazie Antonella. Grazie Anna. Ci vediamo il 1 settembre. Grazie. Allora io inizio a lasciare il posto alla sigla che ci ha preparato il nostro Sergio. Thank you.